Buongiorno a tutti, Davide di Audio Costruzioni. Questa è la video vendita di marzo 2016, ok? Questa volta la faccio da solo, quindi dovrete accontentarvi un po' di quello che riesco a fare. Ecco. Allora, intanto partiamo da diffusori. Sono Chario, le 516 dovrebbero essere, cioè col woofer da 16 cm, che sono super scontato. Parliamo di prodotto nuovo, listino oltre 1200 a 4,90. Invece RCF, ok, sono le Hyper 4 a 950 euro, molto interessante. Poi Tannoi, le Stirling versione Mogano, praticamente nuove, bellissime, con imballo unico proprietario, a 2400 euro. Teach VRDS 25, molto bello, legge tutto, masterizzati e quant'altro, siamo a 900 euro. Passiamo in questa zona qui, troviamo un bel Citation 16 della Harman Kardon, siamo attorno ai 900 euro. L'Audio Space, ma forse questo è già fermato da un mio cliente, questo è molto bello, è Unison Research Unico 100, un amplificatorone ibrido da 180 watt, 2200 euro. Poi, bellissimo, questo Primer qua, è il modello 22, se non vado errato, sì, I22, proprio bello bello, 6 mesi di vita o poco più. Siamo attorno ai 650 euro, se non vado errato, una roba del genere. Poi dopo, ecco là sotto, c'è Macintosh C22, il pre a valvole della Macintosh, bello bello bello, con l'imballo 2900 euro. Poi andiamo avanti, vediamo qui cosa ci troviamo. Eccoci qui. Sì, questi forse sono già stati venduti. Abbiamo Marantz PM17 MK2, bellissimo col suo imballo, attorno ai 750 euro se non vado errato. Questo è bello, Monrio, il... L'MP3 è un tre canali, ma pesa una tonnellata praticamente. Siamo attorno ai 950 euro. Ottimo per chi vuole fare l'audio video. Ora facciamo un'altra carrellatina. Qua. Allora. Qua abbiamo Advanced Acoustic, un sempreverde, l'XI120. Parliamo di prodotto nuovo, scontato a 1070. Spark 734. Ampli valvolare, molto bello, con le L34, quasi 25 kg di peso, siamo attorno agli 800 euro. Ecco, qua di fianco invece, scusate se le immagini sono un po' così, però faccio quello che posso, abbiamo, dunque, a partire dal basso, un bel Marantz audio video, che non ricordo il modello, ma lo trovate sicuramente sul sito. Poi dopo, Marantz 8500, l'SACD della Marantz con anche il convertitore interno, l'entrata USB sia davanti che dietro, scontato attorno ai 1100 se non vado errato. Rotel, l'ampio integrato, e il Mingda, l'ultimo, diciamo uno degli ultimi nati della fascia bella della Mingda, l'MC 368 BSE, un 70 watt con le KT90, molto bellino.
però nuovo a un prezzo di listino abbastanza importante, 2007. Poi andiamo qua. Ecco, queste mi sono appena entrate, queste Kef Q7 sono leggermente rovinatine qua, ok? Qua è un po' qua, però c'è il prezzo perché erano diffusori che costavano oltre i 1350 euro, così che suonano veramente bene, siamo a 380 euro. Secondo me è un bel prezzone. Ok, andiamo a vedere qua, discorso, i finali di Mariani che li trovate sul sito a boh, 1700-1800 se non vado errato, molto molto interessanti. Poi dopo, qua come diffusori possiamo avere quei larga banda monovia, sono cloni del Fostex FE206 anche come driver, ma costano pochissimo, mi pare appena sopra i 200 euro se non vado errato. Poi abbiamo quelle tannoili verdi che non ricordo il modello esatto, però sono diffusori che suonano bene attorno ai 600 euro. E tutta una serie di diffusori tipo Rogers là di dietro. Vediamo se riesco a fare lo zoom, che sono questi qua. Oppure BEW, per esempio lì sotto, Unison Research. Opera audio che poi è la stessa, insomma, tante belle cosine. Tutte cose che trovate comunque sul sito dettagliate nella sezione usato con i prezzi e il modello. Ecco anche qua, questo è un gran bel giradischi, il System Deck. Questo è un giradischi che praticamente il cliente l'ha aggiornato, è il System Deck 900, però gli ha messo il piatto della il piatto in acrilico oltre al suo piatto in vetro, il coperchio gliel'ho fatto fare io nuovo, il braccio l'RB300 della Rega con la modifica del contrappeso in lega, la testina la Sumico Oyster, sotto gli ha messo i piedi originali ma anche i piedi conici, insomma praticamente l'ha fatto diventare un audionote perché e siamo attorno ai 600 euro. Io lo consiglio molto perché suona bene, è un flottante. Poi dopo, sotto troviamo sì, un lettore CD Sony a spendere poco. Questo è un prodotto interessante, però ve lo proporrò tra poco, perché è della Monrio, no, che me l'ha fatto vedere, avere l'ultimo suonato, è quello grosso. Il problema del pomello che non avevi i pomelli grossi, adesso mi ha mandato quello lì. Quando mi manderà il pomello come si deve, farò anche la presentazione fatta bene.